Ora si registrerà la conferenza. Grazie. Buonasera a tutti. Anzitutto, grazie di essere presenti, nonostante i problemi che ci sono in giro. Il presidente, il professor Roberto Navarrini, che ci guarda dall'ultima fila, mi incarica di porgere a tutti i suoi più cari saluti, sia i relatori che tutti presenti, che a quanti ci ascoltano online. Le città si raccontano e raccontano gli uomini che abitano. Ci dicono delle loro decisioni di conservare, distruggere o innovare e dei risultati delle stesse. Decisioni che in fondo, se ci pensate, sono il frutto di opzioni relative alla loro cultura, alla loro mentalità, ai loro rapporti sociali di potere, alla loro visione del mondo. E i cambi relativi alle stesse. Quindi le città cambiano perché gli uomini cambiano, fanno certe scelte. Di questa complessa narrazione, ogni quartiere, ogni strada, ogni edificio è nel contempo un tassello, un documento. Documento che, se opportunamente interrogato, offre opportune risposte all'investigatore di turno, narrandogli una storia che è nel contempo storia urbana, ma anche storia sociale, ma anche storia politica istituzionale, ma anche storia economica, storia culturale e vedi potete. Insomma, tante storie. Perché, come dicono i francesi, qui dico delle cose che dico anche nella mia interpretazione, tout se tient, tutto è legato, tutto è calato nell'eterno fiume del divenire ed è nel contempo sfumato nelle mille eccezioni di una grande complessità. Una complessità che noi umani, noi storici, siamo in grado di riprodurre in maniera estremamente parziale, proprio mettendo insieme storie diverse. Ecco, oggi discutiamo di queste cose facendo capo a un libro. Un libro che ci pare molto interessante per capire meglio la nostra città e la nostra comunità. Un libro nato, direi, grazie a un nuovo clima che in questi anni è andato pervadendo le vecchie stanze dell'Accademia. Un clima nuovo, in realtà un clima antico. In fondo, chi ci ha preceduto di tante generazioni, gli accademici illuministi di fine Settecento, non facevano altro che parlare soprattutto del presente e del futuro. Quindi, grazie agli ultimi presidenti che hanno appoggiato molto questa iniziativa, è un clima nuovo, quindi che pervade le vecchie stanze dell'Accademia e che fa sì che, accanto alle antiche memorie patrie, delle quali tradizionalmente si parla anche di presente. Grazie all'Accademia, ma grazie soprattutto a quel grande studioso che ho alla mia destra, che è Ennio Camerlenghi, che negli anni passati, dopo aver vangato ogni pollice del territorio mantuano con seminari tipo quello
che ha dato vita a questo libro, direi dall'antichità ai nostri giorni, in simbiosi con Francesco Cattini, ha raccolto un gruppo di studiosi di diverse origini, di diverse discipline, un gruppo di lavoro variegato ed eterogeneo, per provenienza, esperienza, competenza, oltre che per conoscenza e sensibilità, come scrivono i due editor all'inizio del volume stesso, proponendo loro di mettere a fuoco la storia urbana di Mantova nell'ultimo secolo e mezzo. Ne sono nati diversi incontri nel corso dei quali le tesi esposte dai vari autori sono state discusse e messe in confronto. E alla fine è uscito un discorso che ovviamente volutamente non è omogeneo, ma che secondo i due editor, proprio dalle differenze di opinioni, di stile e di approcci, offre una lettura stimolante e non univoca, pur nella sostanziale correttezza dell'informazione e documentazione di base, che nello sviluppo del lavoro che ha assunto un'importanza, un significato spesso imprevisto, inatteso. Insomma, il libro non è una cronaca che parte da A, arriva a Z. Il libro è un abito, certamente un abito fatto però di tessuti diversi, di colori diversi, ma proprio perché i tessuti sono diversi, i colori sono diversi, si presenta di grande interesse. Da qui, e chiudo questa brevissima introduzione, due osservazioni che mutuo dalla mia sintetica presentazione e che mi piacciono, però devo dire, molto per quello. La prima è il fatto che queste osservazioni, che queste relazioni, che queste scritture, che questo insieme di visioni, che sono non sistematiche e matematiche, apre nuovi orizzonti. Questa è un'opinione personale che spero condivisa anche dagli autori, apre nuovi orizzonti la storia urbana e sociale della nostra città e della nostra comunità. Orizzonti, spinte, stimoli dei quali potranno trarre, secondo noi, vantaggio tutti quanti si indirizzeranno su questi sentieri nuovi che sono stati aperti nella grande foresta della ricerca. E i primi che si stanno nuovamente indirizzando su questa strada, penso era ancora, sono proprio gli autori di questa di questo volume, che nel motto "per appetito vien mangiando" hanno pensato, stanno seriamente pensando, per meglio dire, di aprire nuove cantiere. Una cosa molto più complicata di quanto si prevedesse all'inizio, ma però qualcosa potranno eventualmente in seguito dire il professor Comerlenghi o la dottoressa Mortari. L'altra cosa che mi pare giusto, alla quale mi pare giusto accennare, è il fatto che, anche questo mi pare molto bello, che se l'interdisciplinarità che tante volte abbiamo tentato un po' come l'arabo fenice, nel senso che molti la cercano ma pochi, nessuno la trova, questa che mi piace chiamare più che interdisciplinarità, multidisciplinarità condivisa, è invece possibile, e gli autori la dimostrano, ma è possibile a patto che fra le diverse anime e i diversi saperi si accompagni una viva empatia e una grande amicizia, come sembra sia accaduto fra gli autori. Insomma, questo è molto zema, però ci credo molto, non è per niente scientifico, è romantico. Credo che amicizia e rispetto reciproco siano premesse necessarie a un confronto corretto e fruttuoso. Ci vorrebbe un punto di domanda. Io ne sono abbastanza convinto, vedremo andando avanti, però l'impressione è che questo primo volume ha dimostrato che
Il prodotto è bello, è interessante perché gli autori sono bravi e si sono stimolati a vicenda ed è stata però una stimolazione critica mai negativa ma sempre in positivo. Abbiamo diviso questa presentazione, questa discussione su questo numero, l'abbiamo diviso in tre incontri su più uno. In una formula che ci pare abbastanza innovativa, insomma, invece che c'è un'unica persona che racconta quanto belli, quanto bravi, quanto buoni e quanto simpatici sono gli editori, sono gli autori, e si è pensato di incontrare gli autori stessi e di farli parlare, porre loro qualche questione e discutere le stesse. Il primo sul quale apriamo la discussione è il professor Camerlenghi, che apre il volume con una lunga, problematica e bella introduzione. Ennio Camerlenghi si muove nel tempo lungo, sottolineando alcuni momenti topici, quindi praticamente dal mitico inizio, dalla mitica fondazione della città di Mantova, con la Vergine cruda che in mezzo a quel pantano, senza cultura ed abitanti nuda, fonda la città. E in mezzo a quel pantano, poi, come dice Dante, che sto citando così pannograficamente, in mezzo a quel pantano, che però che era forte e quindi che offriva difesa e protezione, le genti si raccolgono e nasce una prima città. Perché partire da qui? Ma perché, secondo Ennio, questa scelta originaria, l'isola in mezzo al Mincio, è destinata a condizionare il futuro remoto di questa città, sia in termini urbanistici che in termini economici e sociali. Quindi il pantano significa sicurezza, le acque significano facilità di comunicazione e comodità del vivere, e poi c'è la posizione, quella che quella volta che l'ho scoperta è stata per me molto bello, perché un ambasciatore veneziano definisce un morbido paese. E quella che Merlin Cocai esalta come una sorta di mondo in cui la fame non esistono. Ricca di frumento, pecore, solivi, spicibus, ubis, eccetera, eccetera. Quindi un'isola in mezzo a una terra fertile che offre ai propri abitanti, in una visione forse un po' idilliaca, ma però in parte è realtà, pronesia che a Mantova, nel Ducato di Mantua, forse unico fra le città dell'Italia centrale, il calmiere del pane si dà solo in occasione di penuria o carestia, mentre a Brescia, a Parma, a Bergamo, a Milano si dà praticamente giorno per giorno. Ecco, allora, due cose sole. Questa prima opzione, poi una seconda opzione che secondo me, secondo il professor Camerlenghi, è fondamentale, quella che si verifica nel secolo XVI. Mantovani di qualche millennio fa erano molto più innovatori di Mantovani di oggi, Alberto. Quando i magnati mantovani decidono di far proprio il disegno che definirei visionario un po' folle, di un ignoto ingegnere bergamasco, investendo energie, risorse e capitale in un progetto avveniristico veramente,
di grande impatto. La creazione dello sbarramento di Cerulini e la creazione del ponte, dello sbarramento dei Tre Lacchi, scusate, che fornirà energia per i 1000 anni successivi. Ecco, chiederei al professor Camerlengo di partire da qui e in tempi e in maniera molto sintetica raccontarci quel che ha scritto e quel che ha visto. Grazie. Vorrei come esordire leggendo quello che scrive Carlo Dato, tra i vari mentori che noi abbiamo nel nostro passato. A poca distanza dal suo bocco in po', il Mincio e il Palutano formavano l'ago di un'isola. E su quest'isola che venne fabbricata la città di Mantova, piccola nel primordio e limitata alla sola parte che guarda il settentrione del rio, o fosso che ora la bipartisce in parti pressoché uguali dimensioni, che lì è naturalmente nell'Ottocento. La situazione del luogo, naturalmente difendibile per le acque che lo circondano, in facile comunicazione col mare ed attorniata da fertili pascoli e da boschi ricchi di cacciagione, deve avere richiamata gente fino dagli antichissimi tempi. Ecco, queste cose abbiamo riflettuto un po' tutti, sono questi gli elementi fondanti della città: la facile difesa, la possibilità di traffici e spostamenti, il territorio, la risorsa alimentare indispensabile, la salubrità, questa veniva a difettare, forse allora no, ma noi sappiamo che nei secoli è stato uno degli elementi che hanno frenato in qualche modo la convivenza urbana. Nell'Ottocento il dislivello tra le parti basse e le parti alte della città era di 7 metri. Adesso non saprei se sono rimasti o meno, ma comunque questi hanno segnato l'espansione urbana in senso veramente classista. I ricchi e i benestanti nella parte alta, poi man mano i quartieri popolari nelle parti basse. Questa è una caratteristica assolutamente visibile. Vitentino, attenzione, è una rifondazione, quella che i magnati medievali fanno, hanno il coraggio di fare, chiamando Alberto Potentino. La città è rifondata e ha ancora oggi le sue basi vitali, in quel disegno dei Tre Laghi e dell'isola, poi dell'isola successiva. Un altro elemento che mi piace ricordare è che questa disposizione ha dato vita ad una polarità urbana che ci sfugge e che in qualche modo l'amministrazione attuale comunale ha riscoperto, cioè quello dei quartieri industriosi e produttivi a nord, compreso Porto Mantovano, Fonte dei Mulini, Catena, e le zone residenziali verso sud. È un segno proprio dell'espansione che rimane, perché è nell'origine, nella natura stessa dei luoghi. Sanitaria, gerarchia urbana, che poi si articola anche all'interno. Mi piace ricordare un adagio dei salotti mantovani di fine 800, tutti i galantoni, tanta carità, tutta nobiltà,
Sotto Sant'Andrea gente plebea. Questo per dire come si distingueva proprio dalla topografia urbana. I quartieri popolari sono venuti poi ai margini del lago, è venuto poi il confinamento anche forzoso dei ceti poveri. Pensiamo al ghetto. Il ghetto era in una posizione relativamente centrale e questo sviluppo inesorabile ha costretto la gente del ghetto ad emigrare. Sarebbe interessante se qualcuno riuscisse a scoprire la composizione demografica della popolazione del ghetto prima del smantellamento, insomma. Questo sistema che ha poi il suo splendore nel periodo del Ducato ha la sua crisi nel fatale 1630 tra il sacco e la peste, però direi che come corritore, uno storico che ogni tanto viene in mente che sarebbe importante che ci fosse ancora con noi. Dice che a fine 500 già i Gonzaga avevano abbandonato le manifatture tessili e avevano optato per la organizzazione, serializzazione, dice, più precisamente, dell'economia del Ducato. E da questo nasce una formazione di una aristocrazia fondiaria che ha degli scambi economici fra i cortigiani e i Gonzaga la sua origine. È stata studiata da Mario Eni, se mi piace qui ricordare, con un altro che ci hanno aperto la strada. Devi farmi qualche domanda? No, no, vai avanti. No, in realtà, non so se i Gonzaga abbiano abbandonato la manifattura urbana. A un certo punto, secondo il 500, la manifattura urbana mantovana non riesce più a far fronte alla concorrenza veneziana, bergamasca e veneziana. Quindi tentativi di protezione, direi. No, volevo aggiungere che a me sempre ho avuto modo di notare come la storiografia mantovana si è prevalentemente rivolta alla contemplazione del dominio dei Gonzaga e molto poco allo studio critico, ma la perdita di controllo del territorio, la caduta della potenza urbana, direi che è molto legata alla politica gonzagese. L'abbandono delle manifatture, certo, ma Mantova non hanno mai pensato di fare un'università. Scuole artistiche non ce ne sono state, i Gonzaga hanno chiamato degli artisti da fuori, ma non è nata una scuola locale. Ecco, questo ha fatto sì che il consolidamento dell'egemonia dei fondiari fosse l'elemento più caratteristico dell'evoluzione in negativo della città di Mantova e della sua perdita di forza di controllo sul territorio circostante. Se pensiamo ai movimenti popolari, di idee, che fanno ribollire un po' l'Ottocento, i martiri del fiore, la voglia,
protagonismo è quasi sempre viene dalla provincia, quinta viene dalla provincia. Le repressioni del 1848 e anni successivi ne sono la testimonianza. Non dimentichiamo che gli austriaci operarono tra il 48 e la metà degli anni 50, quanti veramente veri e propri soffocare l'inviolismo contadino, con fucilazioni esemplari sulle piazze del paese. Ecco, da ultimo, la condizione della città-fortezza è un altro elemento di separazione della città dal resto del territorio. Una separazione che sembra quasi quando i mantovani possono disporre del territorio periferico e del territorio dominato fino a quel momento dalle fortezze, non pensano di meglio che di abbattere tutto. È una rivalsa, in qualche modo storica, su secoli di repressione. A me sembra significativa, anche se sono d'accordo con i nostri colleghi che hanno parlato della questione, che si è perso un grande patrimonio facendo sparire tutto il sistema fortificato. Però fu certamente una reazione che non ebbe delle opposizioni molto significative. Grazie. Grazie. Camerlenghi come grande è un provocatore e apre delle discussioni che però dobbiamo fare. Comunque uno storico, un provocatore. Uno storico provocatore. Ecco. Sì, giusto, giusto criticare Gonzaga. Non, per esempio, criticherei molto meno la dominazione austriaca, che sicuramente nel Settecento non è vissuta come una dominazione, se non altro Siamo perché nella fascia appunto austriaca. verificata dalla dominazione teresiana, ma è la fase teresiana, è quella più importante. E Noi ci anche siamo quella proprio giusto dentro, prima, non se è vediamo. questo quartiere. Sarebbe bene. È questa accademia. Però la decadenza e la fine di Gonzaga apre un lungo periodo che dura 3 secoli, che si traduce nel fatto che quella che prima era una piccola capitale europea, a questo punto diventa una città alla periferia dell'impero, quindi dal centro alla periferia, facendo sì che sostanzialmente, insisto, con qualche eccezione nel Settecento, alla quale si potrebbe accennare, ma che non facciamo, niente per tutto il XIX secolo e per parte del XX, niente si muove. E questa stasi, addirittura noi meno giovani, o meglio più vecchi di noi, l'hanno vissuta dura, secondo me, fino agli anni 50. La città murata di fatto si ha fino con poche case in via La Appia Nove. città che Lazzarini ritrae fredda, deserta, in posizione di là. D'altra parte l'intera Valletta Paiolo era per metà occupata dall'orto dei ferrovieri e per l'altra metà era un prato che finiva in una sorta di fossatello dove si andava a giocare a prendere il pane. Questo fino agli anni 50, quindi quello è un momento importante di cesura. E questo momento, dalla cesura derivante alla fine della Seconda Guerra Mondiale, fino quasi ai giorni nostri, di questo periodo si occupa Alberto Grandi. Camerlenghi si muove nel tempo lungo, Grandi si muove nel tempo breve.
anche perché lui si è mosso nel tempo lungo, giustamente, proponendo una lettura, direi, in chiave storico-economico-istituzionale, sottolineando il peso e l'importanza delle positivo e negativo delle istituzioni locali nel governo della città e della loro maggior o minore attitudine ad affrontare correttamente i problemi e da promuovere lo sviluppo economico. La sua tesi, insisto, lui va giù di duro, ma proprio perché va giù di duro lo si legge bene e si voglia di confrontarsi. È che proprio con poche eccezioni la classe politica locale e la sinistra in particolare, che ha governato lungo la città, non ha saputo interpretare le istanze di sviluppo, le istanze provenienti dalla comunità. Devo dire che col professor Gambri condivido diverse idee. La prima che condivido è sicuramente che questa visione attuale, ma che c'era anche in passato, che il terziario culturale e turistico possa risolvere i problemi economici e sociali della città, è una visione che piace tanto ma che funziona poco. Certo, c'è qualche caso, penso a Urbino, a Camerino, ma a Macerata, ma sono altre realtà dove un'università stanziale, a Urbino ci sono il 70% degli abitanti sono studenti. Insomma, ecco. Questo sono d'accordo con lui. E mi trova, ma mi piacerebbe discutere, lo faremo un'altra volta. Sono invece non perfettamente d'accordo sul fatto che sia stata la sinistra a esprimere questa cultura anti-industriale che permea la città. Io ho l'impressione che ci sia sempre stata, la città sia sempre stata molto lontana da una cultura industriale. È una città di professionisti, è una città di impiegati, è una città di bottegai, se volete. Non è una città di gente che pensa a intraprendere in una certa maniera. Non a caso il professor Gambri ricorda come Bianchi, Corneliani e pochi altri siano le uniche industrie. Ecco, ancora sono d'accordo con lui sul fatto che sicuramente i due modelli di sviluppo, quello che connota la città e quello che connota l'intera provincia, siano molto differenti. Ecco, gli chiederei di raccontare un po' la sua visione. Molto grazie, ovviamente mi fa piacere essere qui, infatti mi fa piacere anche col pubblico, perché nei mesi scorsi ho fatto qualche conferenza ed era, insomma, molto, non era particolarmente emozionante, poi c'erano ovviamente le persone collegate, ma essere in presenza è comunque sempre un piacere maggiore. No, ma Marzio, hai già detto praticamente tutto tu, e quindi io... No, ero d'accordo su alcune cose, meno su tutte altre. No, allora io tanto, no, la questione è questa, che ovviamente un tema come quello che mi è stato dato dagli autori, dai curatori, era un tema davvero molto grande, cioè affrontare in maniera trasversale le questioni di carattere politico, sociale ed economico del secondo dopoguerra fino ai giorni nostri avrebbe imposto ovviamente una ricerca, un lavoro che praticamente non sarebbero ancora arrivati a metà del lavoro, quindi non era possibile. Quindi io l'ho presa questa occasione, esattamente come dice Marzio, con anche l'idea di fare qualche provocazione e, sempre citando la prefazione del professor Romani,
con l'idea di aprire una nuova strada, un nuovo dibattito, un nuovo ragionamento che da qui in poi si potrà anche fare con maggiore dovizia di dati e profondità di ricerca. Quindi questa era un po' è stata, diciamo, la mia impostazione di base. In questo ragionamento io ho cercato di vedere quali fossero gli elementi, diciamo, di continuità e gli elementi di rottura nella storia economica, sociale e istituzionale di Mantova. Di sicuro l'elemento di continuità è quello che poi tra l'altro lega anche rispetto alle cose che ha detto Ennio all'inizio, cioè questa classe di rentier, cioè se vogliamo chiamarli così, che facevano della rendita fondiaria base economica del loro benessere, delle loro condizioni economiche e per contro anche quell'altra classe appunto legata al terziario, negozianti. Io cito anche la distribuzione del commercio nella città di Mantova che è nettamente superiore alla media della provincia di Mantova, quindi qui c'è una densità commerciale, ovviamente fino a qualche anno fa, adesso come sapete il panorama è profondamente cambiato, ma fino a qualche decennio fa almeno la situazione era appunto di una polverizzazione del settore commerciale. E d'altro canto, anche questo non è una teoria mia, è un'analisi che è stata fatta in tante altre occasioni. Il commercio ha svolto anche la funzione di, io dico, ammortizzatore sociale in proprio, cioè il contadino espulso dalla campagna, l'operaio, l'artigiano che perde il lavoro, apre un negozio perché l'investimento iniziale è limitato e in questo modo si trova un'attività che molto spesso nel giro di poco tempo è destinata a chiudere, ma che per un certo periodo copre, diciamo, la disoccupazione o dà comunque una parvenza di attività economica. Questa polverizzazione del commercio, che appunto si riscontra qui come da tante altre parti, è una delle caratteristiche della nostra realtà. Ribadisco, fino a qualche anno fa, non certo nella situazione attuale, anche se comunque adesso ci sono i franchising, ci sono le catene commerciali che io vedo in pubblicità, non so se le vedete anche voi, con 5.000 euro si apre una gelateria, con 6.000 euro apre un bacio, quindi però dopodiché bisognerà vedere come vivono questi, però comunque questa è una realtà che ancora oggi in qualche modo funziona ed è attiva. No, e quindi questo era un po' l'elemento, diciamo, di continuità di fondo che io avevo individuato. Nei momenti di frattura, di rottura, torniamo alle cose che ha detto il professor Romani nella sua fase iniziale, nella sua presentazione del mio intervento. Cioè, qui c'è una fase specifica che grosso modo va dal 1956 al 1961-62, mettiamola così, nella quale il fenomeno industriale è dirompente, io lo percepisco anche un po' come un pugno nello stomaco nella città, perché davvero è qualcosa di assolutamente, come dire, una frattura nella storia sociale ed economica di Mantova, perché i dati sono clamorosi, perché l'incremento degli addetti nel settore secondario è mostruoso nel giro di un decennio tra un censimento e l'altro, dal 51 al 60, dal 61 al 71 c'è un incremento dell'80% degli addetti al settore secondario in questa città e poi di conseguenza c'è anche un incremento demografico altrettanto forte della città che non c'è mai stato né prima né dopo e quindi questo è l'elemento di rottura. L'altra questione, anche questo ha già fatto cenno il professor Romani, è il fatto che gran parte di queste esperienze industriali siano diciamo, di iniziativa esogena, cioè lo sviluppo industriale di Mantova, appunto, escluse alcune lodevoli eccezioni, alcune delle quali peraltro, anzi molte delle quali in realtà sono già o hanno cambiato proprietà o hanno chiuso, vabbè, inutile che stia qui a farvi l'elenco, qualcuna ancora sopravvive, ma sono davvero poche. Grosso delle iniziative è quelle più importanti, anche prima in realtà, anche nel periodo precedente, perché pensiamo alla cartiera, pensiamo all'industria del gas, pensiamo alla bresciana, sono tutte iniziative importanti nel tessuto economico della città, ma che appunto non sono di provenienza locale, cioè l'iniziativa non è locale.
Negli anni, a cavallo tra gli anni 50 e 60, il grosso, la grande innovativa è evidentemente il polo chimico, che appunto arriva dall'Edison, che quando si sta andando verso la nazionalizzazione dell'energia elettrica si converte alla chimica e trova a Mantova, per tanti motivi che sarebbe anche lungo elencare, ne parlavamo spesso con Anna Maria, c'erano già le condizioni qui per aprire questo impianto e quindi poi da qui inizia. E da qui poi c'è anche un indotto locale, pensiamo alla Bellelli che naturalmente nasce e si sviluppa a seguito appunto dell'investimento dell'Edison nel settore chimico qui a Mantova. E la Bellelli poi arriverà ad essere un grandissimo gruppo a livello nazionale, anzi a livello internazionale, poi dopo le sue vicende sono anche queste abbastanza note. Però anche qui quindi stiamo parlando di uno sviluppo industriale che prende la strada, che prende avvio da un fenomeno, da scelte esterne. Ecco, questa è nella mia interpretazione, se volete, è brutale, come l'hai detta, va giù duro, quando giù sono andato giù duro, ecco, nella mia interpretazione, che è brutale e dura, questo è il grande spartiacque nella storia economica e sociale di Mantova, nel secondo dopoguerra. Quello che succede dopo è un assestamento, è un lento adeguarsi alle nuove condizioni, è ovviamente un processo di accumulo anche capitalistico ed economico non indifferente, perché Mantova da città povera diventa città ricca. E dal punto di vista urbanistico non voglio rubare il mestiere a chi ne sa più di me, da città tendenzialmente brutta diventa città molto bella. Molto brutta. Nel senso che c'è anche un recupero del patrimonio edilizio nel centro della città, molto, cioè, di pregio per tanti motivi, ma anche perché soprattutto ci sono capitali che prima non c'erano, evidentemente. Dopo ci sarebbe da parlare del corso di Bertà, ma questo, ribadisco, non voglio togliere il mestiere ad altri che sicuramente ne sanno più di me. Quindi questo è un po', diciamo, il mio approccio. Di fondo. Poi sulla questione destra-sinistra, sulla questione che ci sia una, diciamo, un'ostilità di fondo al processo di industrializzazione, su questo sono assolutamente d'accordo. Io l'ho definita l'eterna oligarchia anti-industrialista, cioè qui c'è un blocco sociale che per tanti motivi, ovviamente si evolve, perché non è che stiamo parlando di cose scolpite nel granito. I blocchi sociali ovviamente si evolvono, però c'è una sostanziale ostilità, forse anche per il modo con il quale Mantova arriva al processo arriva all'industrializzazione, che ribadisco è un fenomeno esplosivo, molto concentrato nel tempo e che evidentemente rompe una situazione preesistente. Quindi c'è sicuramente un'ostilità. Il mio fa riferimento al fatto che la sinistra sia più di altre parti sociali, parti politiche ostile all'industrializzazione, forse più deriva da una mia personale delusione rispetto a quello che io avrei voluto, che invece non c'è. Ma in realtà poi io faccio anche riferimento a, cito una famosa relazione, se non sbaglio, nell'ottavo congresso della CGIL di Mantova, del 65, che dice qui è già successo tutto, è già finita l'industrializzazione, siamo già in declino e la classe operaia mantovana ha perso la grande occasione di farsi classe dirigente in questa città. Lo dice la CGIL nel 65. È chiaro che immaginare tutto è già finito, ma siamo in decadenza nel 65, se volete fa un po' impressione, tenendo conto che siamo nel 2022, però effettivamente questo scriveva la CGIL, forse con una certa enfasi ideologica, ovviamente con certi motivi di carattere politico, però questo è quello che scrive. Quindi non sono l'unico ad avere questa delusione nei confronti dei movimenti della sinistra diciamo, come orientamento di sviluppo, soprattutto anche paragonandolo a quello che succede da altre parti qua intorno, Modena, Reggio, dove invece c'è un fermento imprenditoriale molto forte che parte dal basso, che anche qui ci sarebbero tante cose da dire. È evidente che nella lettura, se vogliamo, beccattiniana, lì c'era la mezzadria, qui non c'è la mezzadria, insomma ci sono tanti motivi per cui
i processi di sviluppo sono sostanzialmente differenti, però questo è un po' quello che io registro. Si odia, posso... No, sì, vai. Ti pongo sì, una questione, vai. Tanto per... Ma allora, l'oligarchia muta. L'oligarchia dell'inizio del Novecento era la grande proprietà fondiaria, che non c'è più. Però, passando dal passato recente al presente, la battaglia fatta contro la cartiera è una battaglia che ha lasciato morti e feriti lungo la strada. Io sono di quelli. Sì, ma Ferito piede. è un'altra oligarchia, no, non parla neanche più di un'oligarchia, questo qui. Quindi lì sarebbe interessante sapere l'altra roba. Certo, la città è una provincia agricola. Probabilmente, come hai osservato tu, per fare un discorso sullo sviluppo economico del territorio bisogna prendere in considerazione la città e la provincia, perché abbiamo una città che rifiuto, ma abbiamo una provincia. Da parte nord, Castiglione, eccetera, eccetera, e dalla parte sud, Sudtara, Viadana e così via, che sono, come dire, dove gli spiriti sono ben presenti, insomma, e si danno da fare, al di là di quel che capita nelle stanze del potere, fra virgolette. Devo dire che io ho sempre avuto questa impressione, che la stessa associazione degli industriali mantovana fosse estremamente poco innovativa, insomma, hanno buttato via addirittura l'archivio quando si sono trasferiti. Questo non c'è. No, scusa, volevo dire un'ultima cosa. I sindacati sono sicuramente hanno una cultura fondata sul settore primario, ma un po' tutti Sul lavoro fisso. sul lavoro fisso. L'imponibile di manodopera che mettono nel 46, 47 e tutte quelle robe lì sono, come dire, veramente provvedimenti e sono accettati da tutti, industriali e sindacati. No, c'è un'altra cosa. Allora, la domanda è: sto tergiversando, mi perdoni. Allora, le istituzioni locali contano qualcosa o no? Io ricordo di aver presentato a Parma un libro di un passato remoto, tu non eri ancora nato, dell'associazione industriale. E anche là l'immagine che è salta fuori è di un'industria locale che si fa per conto suo. Allora, fino a che punto, dopo lo chiediamo anche Caprini, che è più, fino a che punto l'istituzione è in grado di governare il cambiamento? Sa governare il cambiamento? Una domanda difficile questa, però. No, ma una risposta. La Scusa, ma risposta sei tu che provochi però. è colpa mia. No, allora, la risposta è, secondo me, potenzialmente sì, e qualcosa in effetti poi viene fatto. E ad esempio, quando appunto, sempre tornando alla questione destra-sinistra, cambia il colore politico della giunta a Mantova durante la giunta Osbarri tra 72 e 74, poi 75 con le elezioni comunali. I comunisti tornano al governo della città. Lì ci sono una serie di scelte. Pensiamo a Lunetta, adesso sempre ribadisco, non voglio rubare sempre il mestiere agli architetti e agli urbanisti, però anche questa è una scelta che non è asettica nemmeno, non solo dal punto di vista urbanistico abitativo, ma anche dal punto di vista poi degli assetti economici della città stessa. E quindi secondo me sì, le scelte hanno, cioè la politica è in grado di condizionare lo sviluppo, non sempre esercita questa capacità, questa visione, non sempre ha questa visione. Nel caso di Mantova, secondo me, hanno prevalso i periodi nel quale la politica ha subito il cambiamento. Io nella mia analisi individuo una fase invece dove in qualche modo la politica ha governato, che è quella fase più esplosiva, che ribadisco è quella che
cavallo tra gli anni 50 e 60, che io individuo nella figura di Dugoni, che anche nella sua biografia personale è assolutamente un personaggio strano, cioè, insomma, come dire, io lo definisco un UFO nella storia politica mantovana, per tanti motivi, per i suoi motivi personali, per i suoi studi, per la sua sensibilità. Peraltro ci sarebbe anche da dire che, ad esempio, durante la sua amministrazione, tra l'altro tu ne parli in maniera diffusa, della battaglia per lo zuccherificio. Quando chiude lo zuccherificio in Valletta Valsecchi, Dugoni fa un'operazione pazzesca, cioè arriva a rompere i sigilli e a in pratica cercare un'amministrazione pubblica di un bene privato. Dice: il comune governa e gestisce lo zuccherificio pur di non far chiudere lo zuccherificio stesso. Ovviamente è una cosa appunto illegale, che nel giro di poco tempo poi rientra, perché il rischio di un'azione legale pesante sarebbe stata assolutamente all'ordine del giorno, e quindi poi rientra. Però appunto anche lui, che è per il cambiamento, per lo sviluppo, per cosa, poi arriva appunto anche a queste operazioni difensive. Quindi sì, ci sono questi elementi, e appunto un'amministrazione così attiva, così anche visionaria, se vogliamo, ha avuto secondo me una funzione nel governare il cambiamento. Non so se ho risposto come al solito, non so mai se rispondo alle domande che mi fanno. No, ma certe domande sono veramente... No, hai risposto, grazie. Ma però a questo punto possiamo girare un po' la questione. L'architetto Caprini, che in questo volume gioca più parti, ne gioca almeno tre, quasi come il professor Camerlenchi, ne gioca quattro. È l'editor... E presenta due saggi, un saggio molto bello sul l'estendersi, l'espandersi della città nel dopoguerra e fino ai giorni nostri, che però sarà oggetto di discussione la prossima volta, e presenta un saggio che io faccio fatica a presentare, perché è piuttosto complesso e fa parte dei cosiddetti progetti, cioè riguarda al problema la pubblica, anzi presenta due saggi, il suo e quello dell'architetto Leoni, è collegato. È collegato, benissimo, poi magari se vuoi intervenire lo sentiamo. Dove si tende a mostrare come si muova la pubblica amministrazione locale nel gestire, direi, il presente e il futuro, nel gestire lo sviluppo economico e sociale. Addirittura, come risulta un po' da tutti gli scritti, c'è veramente da parte dell'amministrazione una grande difficoltà a uscire da una logica operativa fatta di interventi parziali e su problemi circoscritti, e c'è una sostanziale non incapacità, ma un sostanziale ritardo rispetto a come vanno le cose, a pensare il futuro della città, vale a dire di gestire tutti quei rapporti che riguardano le variabili che interessano una città e una comunità. E lo stesso discorso fa l'architetto Leoni, andando ancora più in là, ponendosi problemi che si porranno solo a partire dagli anni 70 del secolo scorso, mentre Francesco Caprini parte sostanzialmente dall'unità, nella gestione in uno spazio più ampio, che non è solo, se volete, la città murata, ma è la città con quella parte del territorio che alla stessa è legata strettamente e dalla stessa dipende. Insomma, si ha l'impressione che per 100 anni praticamente
non ci siano, se non appunto interventi parziali, o ci sia la completa mancanza di interventi capaci di orientare e dirigere le persone in urbano. E se in una prima parte mancano le strutture e le competenze necessarie, la pianificazione urbanistica ci insegna è una disciplina molto recente. E quindi praticamente fino alla seconda guerra mondiale non parrebbe non esserci niente se non interventi molto limitati. Nel periodo successivo si inizia l'elaborazione, l'avvio, l'elaborazione, la presentazione e la discussione di questi piani regolatori generali e comunali che dovrebbero definire il futuro della città e della comunità. Si inizia anche a parlare, come ricorda Giancarlo Leoni, soprattutto di questi piani intercomunali riguardanti la cosiddetta Grande Mantova. Il fatto che se ne parli soltanto e si faccia poco, forse, spiegherebbe anche le difficoltà che ci sono nel dar vita a questa fantomatica Grande Mantova. Ecco, ma ecco. Chiederei a Francesco di raccontare un po' intanto cos'è un piano regolatore. Molti di noi l'hanno scoperto leggendo le sue cose. E poi come funziona e quali sono stati i piani che hanno in teoria, che avrebbero in teoria definito questi cambiamenti, anche se nella loro presentazione i due autori dicono. La sequenza dei piani potrebbe riassumersi nella sostanziale presa in atto di azioni e trasformazioni precedentemente occorse al di fuori di qualsiasi strategia di piano. Un percorso dunque caratterizzato più da tentativi infruttuosi e velleitari che da interventi realizzati. E qui parrebbe andare nella direzione del professor D'accordo. Allora, per prima cosa ringrazio della domanda perché consente al rispondente di togliersi la mascherina. Poi vorrei fare una piccolissima premessa affermazione sulla gioia che, nonostante il lavoro duro, mi ha sempre portato avanti in questi anni, in cui, insieme ad altri amici, non tutti erano amici all'inizio, tutti sono amici adesso, ci ha portato a scrivere questa opera. L'idea fondamentale era quella di ragionare sulle trasformazioni della città. E per me, che sono stato, forse sono ancora architetto urbanista, è stato interessantissimo affrontare questo problema insieme ad altri che avevano una visione, un punto di vista, meglio, non una visione, un punto di vista molto diverso, molto distante dal mio. Analizzare le trasformazioni della città da un punto di vista storico, sociale, significa capire le cause o cercare di capire le cause e i probabili possibili sbocchi dei movimenti di evoluzione della società. Mentre l'architetto, l'urbanista, quando si rivolge al passato e studia, ha come elemento di verifica e valutazione il risultato raggiunto in termini fisici, cioè la città si è trasformata così e io credo di sapervelo dire bene e valutarne anche alcuni elementi importanti. Ma perché? Per come? Questo non è il mio mestiere. E avere qualcuno che, intanto che io studio com'è la città adesso e come si è trasformata da un certo punto di vista, che mi dice: ma guarda, i quartieri bassi, le differenze di quota, di livello, a quelle accennava Ennio Camerleni prima, sono una causa fondamentale.
Io vedo l'effetto, vedo il risultato finale e dico, ah, bene, male, eccetera, eccetera. Ma capire come e perché ci sono elementi di costante tensione alla modifica, alla trasformazione del fatto fisico città, che così diventa fatto sociale, la rappresentazione della società in cui che vivi questa città, per me è stata una cosa davvero molto interessante, perché me l'avevo insegnata a scuola, ma non l'avevo mai toccata per mano. E questa è una cosa che mi sento di fare come testimonianza di un grande apprezzamento del lavoro, indipendentemente dai risultati. Mi ha fatto molto piacere e sono stato molto contento di farlo. Il mio contributo al quale il professor Romani fa riferimento è stato, in questo volume, tratteggiare la storia dei tentativi. Riprendo a questo proposito il titolo del saggio di Giancarlo Leoni, che parla della pianificazione territoriale. Io parlo dei piani urbanistici del comune, è la storia dei tentativi fatti dalla collettività di organizzare il futuro della città e del territorio, disegnando sulla carta che cosa si pensa che possa essere interessante, positivo, necessario. Un esempio banalissimo: dove passa la tangenziale, tanto per essere qui, e poi cercare di realizzarlo. Questi sono i piani urbanistici. Poi tutte le storie relative a quanto si può costruire, come si può costruire, sono sicurissimamente importantissime, perché questi elementi, che sono elementi, se volete, di dettaglio, hanno a che vedere con un aspetto fondamentale, che è la qualità delle trasformazioni, la qualità dei quartieri nuovi. Fare lunetta o non fare lunetta è una cosa, farla in un modo o farla in un altro è un'altra. Sono due sezioni separate. I piani urbanistici guardano al primo elemento, tanto per essere pedanti e dottrinali, diciamo, nel rispondere alla tua domanda. Però la cosa che secondo me è stata interessante nel lavoro che ho fatto, sempre in collegamento col lavoro degli altri, è stata verificare lo sviluppo nel tempo di queste attività, di questi sogni, potremmo chiamarli, della nostra comunità, in funzione del tempo che andava avanti. Allora, la prima cosa che abbiamo visto è che dal 1866, quando teoricamente incomincia la nostra storia, fino al 1900 circa, non c'è stato pensiero a questo proposito. Proprio non c'è stato, che noi possiamo ricostruire attraverso fonti archivistiche o fonti documentali di vario genere. La città di Mantova esce cristallizzata, mummificata, diciamo, all'Unità d'Italia del 1866, per circa 30 anni. Le uniche preoccupazioni dell'amministrazione, ma è della nostra comunità, perché io vorrei parlare proprio di questo. La città di Mantova non è l'amministrazione, la città di Mantova è la società che ci vive, io la chiamo comunità. La comunità non ha avuto l'esigenza, lo stimolo, non ha avuto neanche l'idea di pensare a una sistemazione complessiva, innovativa della città. Eppure ce n'era proprio bisogno, perché
all'uscita dalla dominazione austriaca, davvero la condizione della città di Mantova erano molto particolari, diciamo così, per non dare valutazioni positive o negative. Era un enclave racchiuso dentro le mura, nulla di nulla di nulla fuori, se non i laghi, la palude del Paiolo e poi la campagna. Tanto nulla che non c'erano neanche collegamenti esistenti. C'erano, sì, sto estremizzando, ma erano estremamente labili e assolutamente non funzionali. C'era bisogno di cambiare questa città. La città all'interno era spopolata. C'erano una serie incredibile di contenitori storici vuoti. Perché vuoti? Perché erano caserme e non c'erano più militari. C'era totale necessità di ristrutturare, riformare, ricostruire un tessuto di produzione economica. E quindi era indispensabile avere un nuovo disegno della città. Ma non siamo stati capaci, mi ci metto dentro anch'io su questo. Abbiamo incominciato da provvedimenti singoli. Un bellissimo saggio dentro nel libro è quello che ripercorre la storia della demolizione delle mura e della sostituzione delle mura magistrali con funzioni sociali, soprattutto bellissimi giardini pubblici. Ma è stato un esempio, elemento fondamentale, ma un esempio sporadico. Dobbiamo aspettare il 1926 perché il Comune di Mantova produca due piani, uno di espansione, Valletta Paiolo, Tebrunetti, eccetera, e l'altro di sistemazione del centro storico. E per sistemazione del centro storico si intende la apertura di nuove strade, punto e basta, non di riorganizzazione funzionale della città in quanto tale, ma riorganizzazione funzionale con le strade. La strada che dal sociale doveva andare fino in via Montanari al seminario, attraverso via Nievo, il vicolo che si chiama Pisimpe, perché si chiama sempre così, e fino alla strada che diventerà il nuovo centro cittadino, Corso della Libertà, la strada che diventerà da via Porto fino a via Ribavene, con un ulteriore, eccetera, eccetera. Il percorso intorno alle mura nord per la cosiddetta tangenziale, la circolare, la circonvallazione lunghi viali, lunghi laghi. 1926 questo. Via Bonomi. Se voi pensate a questo e a quando queste cose sono state realizzate, vi rendete conto che la teoria di fare i piani è una bellissima teoria, un bellissimo sogno, ma no, alla prova dei fatti sono davvero storie di tentativi. Il massimo che siamo riusciti a fare, ma non solo Mantova, questa qui è una storia nazionale almeno, il massimo che siamo riusciti a fare è prendere atto delle evoluzioni in atto, scusate il bisticcio di parole, e a cercare di porre qualche rimedio. Il motivo qual è? Non lo devo inventare in questo momento perché ormai è codificato dalla disciplina urbanistica. Il motivo è che un conto è fare i piani, un conto è avere gli strumenti normativi, giuridici ed economici per portarli in attuazione, cioè per realizzare le idee che... E questo qui è, come giustamente mi suggerisce Ennio, una questione politica, ma non solo politica dal punto di vista del comune, del sindaco, dell'assessore urbanistica, è ancora prima, oggi si direbbe, della regione,
che ha la potestà di legiferare in materia urbanistica e quindi i poteri, cioè lo Stato, diciamo così, lo Stato, l'ordinamento statale è fondamentale per poter fare un passo avanti. Io sono stato all'università ormai tanti anni fa, era la stagione della riforma della legge urbanistica. Io non l'ho mica vista, sapete, non c'è. Guardate che io ormai ho un bel po' di anni, non li voglio avere per misericordia, per automisericordia. Quindi, a parte questo scherzo, il punto è questo. Nonostante questo, la città di Mantova ha davvero cercato di fare piani, progetti e programmi che siano giusti o sbagliati, parlerà la storia. Forse a Epidermide tutti possiamo dire che il piano in cui era previsto il sottopasso in tunnel del lago superiore poteva lasciare dubbi e critiche, però non è stato fatto, ma non è neanche stata fatta l'alternativa, quindi non è stato fatto niente. E da questo punto di vista c'è inevitabilmente da dire che la storia comunque fa il suo corso. L'ultima cosa che voglio dire a questo proposito è, indipendentemente dai piani, indipendentemente dai programmi, oggi rispetto a un secolo fa, se noi guardiamo la città, il territorio di Mantova con un piccolo artificio, che è l'artificio di cancellare i confini comunali, io da urbanista ve la descrivo in questo modo: è una città di 100.000 abitanti, è una città che ha come elemento trainante e fondante un centro storico di straordinaria interesse e bellezza, molto ben tenuto. C'è una serie di quartieri, usiamo il termine quartieri, il termine buono, periferici, a nord il quartiere di Porto Mantovano, a ovest il quartiere di Curtatone, a sud il quartiere di, adesso si chiama Borgo Virgilio, eccetera, oltre ai quartieri originariamente nel territorio di Mantova come Lunetta. C'è un straordinario elemento di carattere ambientale, che è il sistema dei laghi e dei territori collegati, il Parco Sud, Paiolo, Tricerone. Ci sono degli insediamenti produttivi che stanno virando dalla produzione pesante alla produzione leggera, alla logistica, che quindi hanno notevole capacità di sviluppo economico, chiamiamolo così in termini molto semplici e banali. Abbiamo un sistema infrastrutturale basato sostanzialmente sull'autostrada del Brennero e che però è ancora ampiamente carente, e in questa città di 100.000 abitanti c'è da costruire le relazioni. Potenzialmente ci siamo, ma dobbiamo costruire le relazioni fra queste parti. Questo è il mestiere della società e della politica. Grazie. Tutto bello. Ma allora dobbiamo dare ragione ad Alberto Grandi, che c'è una comunità che rifiuta un disegno così bello, così interessante, in nome del quieto vivere. Mettere insieme
questa città, quei 4-5 comuni che la circondano, sembrerebbe un'operazione estremamente semplice. In realtà si è dimostrata un'operazione quasi impossibile. Vabbè. Ai posteri, dato la sentenza. Allora, abbiamo parlato di documenti. Gli urbanisti usano i documenti, la storia si fa con i documenti, le testimonianze del passato. Come ben sa chi si è anche marginalmente accostato agli stessi. I documenti non sono però prodotti per gli storici, i documenti sono prodotti dalle amministrazioni ed esistono in quanto le amministrazioni stesse hanno deciso di tenere. Pensate ai registri notarili, ci sono addirittura dal 1200 o dal 1300 solamente perché i notai hanno l'obbligo di conservarli. Pensate ai libri societari, molto spesso, non sempre, esistono semplicemente perché le società hanno l'obbligo di tenerli perpetui. Quindi chi inizia la ricerca si pone i problemi di affrontare i documenti, su quale fonte operare, come operare e su quali documenti. E qui si aprono tutta una serie di interrogativi. I documenti ci sono o non ci sono? Sono troppi o sono pochi? Sono accessibili o inaccessibili? Sono in ordine o sono in disordine? Il paradosso è che quasi sempre, quanto più ci si sposta dal passato verso il presente, quanto più questi documenti aumentano. Oggi come oggi, in certi casi, si è subissati da quantità indescrivibili di materiale. Però, paradossalmente, o sono inaccessibili, o sono in disordine, o molto più semplicemente, talvolta non abbiamo la fantasia necessaria per capire che quel problema lì deve essere affrontato con quei documenti lì. Quindi gli archivi di Stato hanno sempre, fino a 2 anni fa, funzionato bene. Adesso ci sono dei problemi che andrebbero affrontati dalla collettività. Però per il passato recente hanno molto poco. Chi ha molto di materiali relativi al passato recente rispetto agli archivi nazionali sono gli archivi comunali. I nostri autori hanno bussato agli archivi comunali e hanno avuto la fortuna di trovare un'esperta, un'amica che era la dottoressa Mortari, la quale è stata di fatto l'artefice dell'impianto dell'archivio storico comunale e della sua successiva gestione ha indirizzato i nostri autori verso questa direzione. E allora si potrebbe chiedere a Anna Maria perché l'archivio storico comunale è così importante per gli architetti e quali materiali offre a chi si propone di studiare la città dal punto di vista architettonico o anche sociale. Allora, buonasera a tutti, grazie a Milano per la causa e effettivamente ero spostata. Posso dire senza modestia che ho aperto l'archivio storico comunale e questo denota la mia età, l'archivio storico è stato aperto nel 1983. Abbiamo cominciato i lavori di riordinamento negli anni 70, nel 75, quindi mi spiego subito perché l'archivio in questo lavoro, in questo ministro l'entusiasmo di Francesco, devo dire che è stato anche un bravissimo allievo perché non era particolarmente esperto dell'archivio e l'ha fatto un po' da padrone, l'ha fatto da padrone questo saggio. L'archivio, accenno, faccio come dire, crollare un po' questi stimoli che sono venuti da queste conversazioni, perché devo accennare anche brevemente a qualcosa un po' tecnico. Insomma, l'archivio del comune
ha delle criticità forti e anche delle peculiarità. Le criticità, termini molto molto così veloci, è perché in maniera così come dire, stimolante, come si dice, l'archivio del comune è proprio è la memoria, l'archivio comunale è la memoria del comune. Questo è bello. Archivisticamente è un po' più dotta la questione, nel senso cosa si dice, cos'è il termine esatto? L'archivio comunale è complesso delle scritture di qualsiasi forma, specie di documentazione prodotta o acquisita nel corso della vita del comune. Quindi questo è già qualcosa che implica una complessità. Poi abbiamo un'ulteriore complessità con l'archivio comunale. L'archivio comunale rappresenta la vita. Quindi ha delle fasi, ha delle età, i documenti dell'archivio comunale hanno delle età. Allora, seppur in questo concetto che io ho espresso, che per noi archivisti è fortissimo, è basilare, qua ci sono parecchi che praticano gli archivi, è che la documentazione, l'entità, l'insieme della documentazione costituisce un'entità unitaria. L'unitarietà dell'archivio per noi archivisti è fondamentale. Ma l'archivio del comune induce a mettere in discussione, non capire bene questa cosa, perché in base all'età della documentazione, in base alla loro gestione, in base alla loro funzione, ha delle fasi. Quindi c'è una fase dell'archivio informazione, che si chiama archivio corrente. Francesco istintivamente, quando faceva le segnature archivistiche, che io correggevo in maniera pedante, chiamava archivio vivo. È vero, il termine è più semplice, ma archivisticamente si chiama archivio corrente. Poi c'è una fase invece dove la documentazione ha una sedimentazione ed è l'archivio di riposo. Poi c'è la fase conclusiva della conservazione permanente, che è l'archivio storico. Ma non basta questo, un'ulteriore complessità, perché l'amore della documentazione induce spesso che queste fasi di documenti, della documentazione, dell'archivio, rispecchino luoghi diversi, per cui veramente spesso gli studiosi si perdono in questa diversificazione e perdono di vista invece questa unitarietà che per noi è fondamentale. Allora, in questo caso, appunto cercando di venire un po' al dunque della domanda di Marzio, l'archivio conserva appunto gli atti dell'amministrazione prodotti e che sono articolati, anche questo naturalmente subito, mi viene in mente Vallini, grandissimo storico che navigava senza difficoltà nell'archivio Gonzaga, quando veniva in archivio si perdeva, da quanto ti dicevo devi segnare categoria 1, articolo 2, cioè questa articolazione che noi abbiamo, ma perché è un archivio comunale e quindi da sempre, questo in realtà è una fortuna immensa, l'archivio da sempre, da subito, da Napoleone, perché noi abbiamo della documentazione a partire dalla fine del Settecento, questo nella sorte che persino l'archivio accademico ha la stessa sorte, perché l'arrivo dei francesi, bombe varie, cadono, insomma, e bruciano dei luoghi dove vengono conservati, per cui l'archivio comunale, l'accademia, e quindi conserva documentazione da quell'epoca, ma da subito... Proprio Napoleone stesso è quello che impone, oltre ai registri di protocollo che sono fondamentali per la vita del comune, anche l'organizzazione della documentazione in serie archivistiche, che nel tempo sono diventate, qui evito dei tecnicismi, delle cose troppo dottrinali, sono diventate queste famose categorie e titoli in cui la nostra organizzazione documentaria è articolata, è organizzata. Questi titoli, categorie che quando i ragazzi che fanno la scuola di archivistica studiano come termini astratti, perché sono voci astratte, sono in realtà rispondenti alle funzioni e alle materie amministrative che il comune nelle varie epoche svolge. Quindi affari generali, amministrazione
beneficenza, disabilità, igiene, tutto quello che è la competenza, la funzione del comune nelle varie epoche. E questi, queste voci a volte cambiano. Infatti, una delle cose che purtroppo il lavoro che ho cercato di fare è quello di tracciare un quadro il più esaustivo possibile di tutte, di tutto il materiale che l'archivio conserva, naturalmente riferendomi principalmente alla storia urbana, l'ho fatto per due secoli, l'Ottocento e il Novecento, quasi tutto, perché poi dal 1979, anno in cui termina la conservazione nell'archivio comunale, che tutti, penso, molti sappiano, che è al Centro Culturale Baratta, dal 79 appunto la documentazione è conservata nell'archivio di deposito, che è dove c'è Fiera Catena, dove c'è la zona via Gombrich, via... E lì già cambiano fino ai giorni nostri. L'ultimo cambiamento di questo piano di classificazione è venuto nel 2011, l'ho messo in essere io, prima della pensione, perché ci siamo uniformati a un titolario, si chiamano così queste classificazioni, che è a livello nazionale, proprio perché si è ragionato che i comuni in Italia svolgono tutti più o meno le stesse funzioni, anzi, tutte le stesse funzioni. E quindi si è agito a un livello nazionale, questo dovrebbe facilitare anche le ricerche naturalmente per gli storici. Questo è forse un po' troppo tecnico, però non so se ho risposto. Poi l'archivio non conserva solo questa, che è la struttura principale del materiale documentario, ma conserva altri fondi. Ad esempio, un fondo che è servito tantissimo in questo caso è l'ufficio tecnico. L'archivio dell'ufficio tecnico, allora naturalmente ci tengo a dire che in questi anni, questa è parte della risposta che volevo darti, ma l'archivio comunale non è negletto, non è un orfanello. L'archivio comunale in questi anni ha lavorato tantissimo, ha fatto inventari, ha strumenti informatizzati, purtroppo non digitalizzati. Non siamo come la biblioteca che ha fatto passi da leone, da gigante. Noi abbiamo informatizzato molto, quasi tutto, direi forse tutto, non abbiamo però digitalizzato, quindi il nostro materiale non si trova digitalizzato, però gli inventari di tutta la documentazione, quasi tutto è inventariato in maniera informatica. Ecco, l'ufficio tecnico cos'è? È un archivio preziosissimo, perché è la serie, diciamo, il fondo che conserva principalmente tutto il materiale iconografico, ma è stato uno stravolgimento, perché l'ufficio tecnico cosa faceva? Chiamava i precedenti, quando c'erano delle pratiche da svolgere, chiamava i precedenti delle pratiche e spesso estrapolavano dalle pratiche il materiale iconografico per tenerlo sotto mano e nel tempo ha costituito il suo archivio. Sono 100 e basta, 150 buste, che da brava archivista uno dovrebbe ricomporle, no? Di riuscire a capire dove sono distolte e andare a ricomporre dentro la pratica, cosa impensabile, per cui è molto più saggio e doveroso inventariare quello che trovi e lasciarlo, cioè ricostruire è molto arbitrario, insomma. Poi abbiamo delle serie che in questo caso sono una serie, ad esempio, molto poco conosciuta, invece di grandissima importanza, è la serie degli statuti, regolamenti e relazioni. Questa era prevista proprio nell'organizzazione dell'archivio ed è bellissima, per cui dall'Ottocento tutti i regolamenti che mano a mano venivano approvati, sono stati approvati dal comune, sono rilegati a parte, sono conservati a parte. Adesso non è più possibile, da anni, dal 1990 circa, i regolamenti sono dentro le pratiche e questo è un po' la risposta, no? Questa proliferazione, questo è la verità, più si viene vicino, più la ricerca, ed è questo una problematica, perché l'orizzonte dello storico si è allargato, quindi si avvicina alla contemporaneità, anzi entra nella contemporaneità. E questo comporta molti problemi, perché c'è un problema proprio di gestione, un problema di consultazione,
si porrà un problema di supporto di materiale nelle archivi informatici e quindi insomma, si aprono veramente moltissime problematiche. Allora, ti pongo, questo mi fa riflettere, ti pongo una questione alla quale ti prego di rispondere in maniera estremamente sintetica. Allora, la struttura dell'archivio comunale rispecchia l'attività del comune, bilancio della Repubblica, eccetera, eccetera, ed è legato a voci definite nelle strutture del procedura comunale. Quindi categorie, titoli, capitoli e così via. Allora, che fare quando il neofita si presenta e chiede di vedere qualcosa? Cioè, ci siamo resi conto, quando abbiamo cominciato a riflettere su questa seconda fase, che la quale accennavo prima, cioè di riprendere questo discorso, trasformando, come diceva Francesco, il fatto fisico in fatto sociale, ci siamo resi conto che non abbiamo, direi, degli strumenti atti a fare indagini di questo tipo. Cioè che mentre per gli archivi di Stato la documentazione sappiamo come pescarla, per gli archivi comunali non sappiamo come muoverci. Non possiamo sempre ricorrere alla memoria inventaria. Allora, esiste un inventario, un archivio comunale, insomma, come ho detto prima, ci sono stati diversi inventari informatizzati. Quello che forse, nelle riflessioni che abbiamo fatto, c'eravamo di piacere parlare, era di un proseguimento. Allora, questo bel comune, bel lavoro, ha delle, non dico dei vuoti, insomma, avrebbe bisogno degli affondi. Ci siamo resi conto che facendo questo lavoro abbiamo dato la priorità alla storia urbanistica, ma appunto ci c'è la storia degli uomini. Certo, Ennio nel suo saggio ha tratteggiato molti aspetti della vita sociale, politica, economica, hai parlato, io mi sono anche segnata tutte le cose di cui ho parlato, che hanno trovato riscontro nella documentazione d'archivio. Certamente per fare, ad esempio, parliamo dei censimenti, no? Proprio è una cosa che parlavi anche tu prima, di come sarebbe importante, dicevi, sarebbe importante conoscere la composizione degli abitanti del ghetto. Allora, esiste un censimento meraviglioso in archivio del 828, scusami, che dà la composizione di tutta la comunità ebraica in quell'epoca, dove però ogni individuo c'è scritto dove abitava. C'è un censimento nel 1840, uno successivo, una rettifica degli anni 60 dell'Ottocento. Ci sono dei censimenti bellissimi per quanto riguarda la fine, fatti da Lorenzo Bellini, arriviamo al 1900, anche i primi decenni del Novecento. Poi la documentazione, e quindi ci sono dei dati raccolti, più facili da esaminare, poi la documentazione si amplia, cioè i censimenti diventano scaffali di documentazione, per cui non è che non ci siano le fonti. Le fonti ci sono, sono di difficile consultazione. E appunto è difficile perché sono tantissime. C'è l'archivio dell'ECA, ente comunale assistenza, che comunque con sé è stato recentissimamente inventariato. Quello, ad esempio, darebbe una composizione, una storia sulla composizione sociale per la documentazione fortissima. E si tratta di una difficoltà della consultazione. Più si va avanti, più esiste, come dicevo prima, i posti, quindi i luoghi fisici diversi dall'archivio storico, che ha un'apertura e una consultazione obbligata. Cioè noi siamo nati con il culto, l'obbligo, la necessità di aprire l'archivio storico, di renderlo fruibile, di incrementare la destinazione, la ricerca, l'uso dell'archivio.
E naturalmente questo nel tempo, più la fonte diventa contemporanea, più ci sono delle criticità di questo. Non a caso, se posso anticipare forse la domanda che volevamo fare prima, quando alla fine di questo volume si è provato per cercare, per aver voglia di andare avanti e di ipotizzare una storia che prenda gli stessi limiti cronologici e il titolo, no, che avevamo ipotizzato era Città, quartieri, classi sociali, dove si sarebbe voluto, insieme alle trasformazioni urbanistiche, fare degli appunti sulle trasformazioni sociali, quindi lo spazio e gli uomini che abitano questo spazio, insomma quello che c'eravamo dentro. Da lì appunto l'analisi, la riflessione sulla difficoltà di reperire le fonti, di consultarle, ma di reperire per la molteplicità delle fonti e di consultarle ha fatto così nascere, sognare in uno strumento che noi abbiamo chiamato prima la guida delle fonti, poi addirittura l'archivio degli archivi, perché proprio la difficoltà fa sognare di poter creare un archivio degli archivi dove per una lettura completa della città, non solo dell'aspetto urbanistico ma l'aspetto sociale, possa mettere insieme in un archivio tutti gli archivi della città, insomma, che offrono naturalmente materiale di una lettura dei vari aspetti, insomma. A questo punto, se dal pubblico c'è qualche domanda, gli autori saranno lieti di rispondere a qualche riflessione. Io mi limito a ricordare che il volume online del sito dell'Accademia, come sono tutti i materiali dell'Accademia, chi volesse invece una copia cartacea si deve rivolgere alla nostra segreteria e chiederà una elargizione liberale. Domande, curiosità? Ricorda il rinvio della successiva. Allora, la prossima volta, intanto ricordo che il prossimo incontro sarà, ricordalo dopo perché io me lo sono dimenticato, il 27 mi pare. Il 21. Il 21. Venerdì prossimo. Siamo purtroppo in una situazione derivante dal Covid che non ci consente di confermare i prossimi appuntamenti, soprattutto il prossimo. Stiamo ragionando con gli autori e con l'Accademia per individuare una prossima data del secondo incontro, che a questo punto probabilmente diventerà il quarto, cioè l'ultimo. Vi dobbiamo chiedere scusa a questo proposito, ma per quanto ci riguarda è un déjà vu, perché questo incontro che abbiamo fatto adesso era già stato programmato alla fine del 2019. Poi abbiamo pensato opportuno rinviarlo una volta, due volte, tre volte. Siamo in questa situazione, però arriveremo in fondo. Grazie, grazie.